Bentornato negli studi di Tempo Radio ad Andrea Cherubini, che è il titolare di Ideal Pesca di Carpenedro. Buongiorno e bentornato tra noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms, come anche messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Per chiamarci invece fatelo 0376-631709. Poi ancora diretta streaming, ricordiamo, sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, io ho detto Ideal Pesca di Carpenedro, però in realtà non solo di Carpenedro, o sbaglio? Sì. Poi dopo diciamo preparate carta e penna che vediamo anche i riferimenti, anche, no, giusto? Sì, certamente. Noi, come ho detto più volte, nasciamo nel 2004, ma diciamo che le radici affondano molto, molto tempo fa. Ecco, chi siete? Ecco, noi siamo un'azienda di prodotti ittici che commercializza sia la ristorazione sia il privato, e per il privato appunto abbiamo un punto vendita al dettaglio a Carpenedolo e un altro recente, perché è del luglio dell'anno scorso, a Ghedi. Poi daremo, se volete, gli indirizzi e il numero di telefono. Quindi Carpenedolo e Ghedi, appunto. Esatto. Questo. E qua ha detto una cosa già fondamentale, a mio giudizio, perché lanciamo un appello, cioè lanciamo il segnale a tutti i ristoratori. Lei ha detto per il privato, ok, ma anche per la ristorazione. Certamente, con tutto ciò che riguarda l'ittico, noi siamo in grado di offrire alla ristorazione tutto ciò che serve, ecco, dal congelato al fresco, anche al cotto volendo, perché ci sono alcuni ristoranti che, non avendo tempo, ci hanno chiesto anche il cotto, e quindi è un servizio a 360 gradi che riusciamo ad offrire, ecco. Benissimo. Allora, quindi voi, tra l'altro, storia, appunto, ha raccontato che era suo nonno che con la bicicletta vendeva il pesce, sì, eccetera, qualcosa, però poi vi siete appunto evoluti. Ecco, e cosa fate poi? Quindi, e che cosa avete fatto anche recentemente? Ecco, allora, diciamo che una cosa che è bello raccontare è che negli ultimi due sabati, quindi quello appena passato e due settimane fa, abbiamo fatto un evento sushi con una bravissima chef che si chiama Denise Gottani. E ha riscosso molto molto successo, il che ci fa propendere per farne proprio un altro a breve, ecco. Diciamo che sono delle box di crudo con sushi, sashimi, maki, pronti per essere portati a casa e già confezionati, quindi abbiamo avuto un riscontro veramente veramente positivo e siamo molto felici di questo. Ecco, cosa possiamo dire a chi magari dice ma il pesce crudo mi fa impressione, cose di questo tipo? Beh, una cosa che possiamo dire è che, così come il pesce crudo, così come tutto l'altro tipo di pesce, noi abbiamo dei controlli rigorosissimi, quindi tutto ciò che entra, non è che entra, esce, cioè, e viene venduto, ma viene passato dai nostri occhi, diciamo, e controllato scrupolosamente. Ecco, ciò che è buono e che va bene passa e viene venduto, ciò che non va bene non entra neanche dal nostro portone ma torna direttamente indietro al fornitore. E poi, quindi, ci spiegava la volta scorsa, ma adesso non voglio entrare, che c'è una forma, diciamo, di cottura, diciamo, del crudo. Sì, allora, diciamo che il crudo deve essere abbattuto al cuore fino a meno 40. Noi abbiamo abbattitori appositi che garantiscono questo processo e che danno la sicurezza alimentare di un prodotto consumato crudo. Quindi su questo noi proprio ci teniamo tantissimo alla qualità e alla garanzia da dare ai nostri clienti. Questo è fondamentale per noi. Guardi, glieli leggiamo dopo i messaggi, però questo mi piace troppo. Mi scusi, a vedere le Olimpiadi, che sono a Tokyo, in Giappone, mi è venuta voglia di piatti giapponesi, li fate? Allora, ha detto sushi, sashimi e maki. Sì, esatto. E poi mi allaccio a questo discorso, perché abbiamo anche dei fantastici piatti di crudo, quindi componiamo piatti di pesce crudo che vanno dai carpacci di salmone, di tonno, di pesce spada, vanno alle ostriche, passano dai crostacei, quindi componiamo un piatto di crudité a seconda di quello che chiede il cliente, quindi non sono preimpostati, diciamo così, ma sono proprio specifici per ogni cliente. Ecco, i prossimi eventi invece? Allora, ecco, a parte il sushi, che ripeteremo come ho detto, sicuramente ci saranno degli eventi sempre nei vari punti vendita, quindi sia Carpenedolo sia Ghedi. Uno di questi che vi posso citare sarà una paellata, quindi sarà il nostro chef Stefano preparerà live, diciamo così, davanti ai clienti la paella pronta, quindi avrà il pentolone, avrà insomma la cucina lì davanti a tutti e preparerà e servirà al momento la paella pronta e calda soprattutto. Fantastico, ecco. Veramente. Allora, e poi ancora, ecco, tutti i giorni gastronomia fresca. Anche, sì, ecco, ci teniamo molto a dire che il nostro chef, appunto,
prepara la gastronomia tutti i giorni, quindi non è che noi abbiamo prodotti che ci durano 2 o 3 giorni o che restano lì. A volte succede, purtroppo, e me ne dispiace, ma dall'altra parte sono contento che molti clienti ci dicono: ah, però avete finito questo. Sì, è vero, l'abbiamo finito, perché la nostra idea è, ovviamente lo finiamo la sera, non lo finiamo la mattina, la nostra idea è finire tutto il prodotto per ricominciare il giorno nuovo con materia prima sempre fresca e garantire sempre la qualità ai nostri clienti. Questo però non vuol dire che se un cliente viene, non trova, faccio un esempio, il pesce spada alla griglia, non sia possibile averlo. Abbiamo proprio lì il nostro chef che in 5 minuti prepara ciò che serve, ecco. Però è sempre prodotto fresco, ecco, sì. Anche perché il pesce, tra l'altro, ha questa garanzia di sicurezza che deve essere fresco per essere buono, no? Assolutamente, quindi, assolutamente. Quindi c'era uno spot, dice, carne di mare, giusto, però si tratta in maniera completamente diversa. Il pesce è talmente delicato, è talmente che se non è un attimo fresco lo si sente subito, quindi proprio noi ci teniamo moltissimo, insomma, ad avere la qualità. Ecco, questo. E poi c'è un'altra cosa che, insomma, a molti mette già in atto la digestione, no. Solo a pensarci, il servizio di fritto misto. Ah sì, questo allora, diciamo che molti clienti, diciamo soprattutto sì, durante la mattina, ma quelli che tornano la sera dal lavoro con una certa fame, si fermano e ci chiedono il fritto misto caldo, quindi un attimo di attesa, quindi 5-10 minuti di attesa e tornano a casa con il fritto caldo, tornano a casa, diciamo, per modo di dire, perché se lo finiscono in auto è un problema poi per gli altri che ci sono a casa. C'è quella bellissima invenzione, no? Che sedile passeggero, no? Ecco, esatto, proprio per quello è la nostra paura, tra virgolette. Infatti, allora, per quanto poi dopo ricordiamo anche che siete partner anche di Too Good To Go. Ecco, che cos'è? Sì, allora, avendo fatto presente che noi prepariamo tutto di giornata, ecco, noi siamo partner di Too Good To Go, che è una, diciamo, un'azienda che è contro lo spreco alimentare. Sappiamo che oggi lo spreco alimentare è molto sentito, è una cosa molto, molto preoccupante, insomma, ecco. Quindi, ecco, aggiungiamo una cosa, deve essere sentito ancora di più, perché ancora c'è lo spreco. Sì, no, assolutamente. Infatti, proprio per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di appoggiarci a questa azienda, che cosa fa? Ogni giorno chi vuole mette delle box in vendita che a un prezzo minimo di 15 euro al pubblico viene venduto a 5 euro a box, quindi proprio di un terzo quello che è il prodotto, e questo serve per non fare buttare il cibo, che è una cosa importantissima oggi per noi. Ecco, perfetto, questo è un qualcosa ricorda un po' il caffè sospeso di Napoli, sì, no? Ecco, un attimino, cioè fate un'azione buona nei confronti di chi non ha i soldi per fare acquisti, appunto, per cui ecco, è un qualche cosa di veramente importante. Ecco, ricordiamo anche che ogni sabato applicate anche uno sconto. Sì, certamente, ogni sabato noi applichiamo lo sconto del 10% su tutti i prodotti, quindi proprio sulla spesa finale, che sia pesce congelato, che sia conservato, che sia fresco o cotto, applichiamo sempre il 10% di sconto su tutto. Questo vale sia nel punto vendita di Ghedi sia nel punto vendita di Carpenedolo, ovviamente. Bene, e poi anche, ecco, sì, ho parlato prima dei piatti di crudité, no? Ecco, ma anche i pasticcini di mare, no? Sì, questa è una chicca che abbiamo, mi piace sempre ricordare. Non sono dolci, No, non sono dolci, sono proprio dei, diciamo, li abbiamo chiamati pasticcini perché la forma dell'involucro ricorda proprio i pasticcini, anche se un pochino più grandi, però sono di crudité. E noi, oltre che pasticcini di mare, li chiamiamo crudo da monoporzione, perché ogni commensale, diciamo, avrà il suo pasticcino di crudo e tutti i commensali avranno la stessa quantità di crudo, in modo da non litigare poi: ma voi avete più carpaccio, io ho più gamberoni, quindi ognuno ha il suo, diciamo, in monoporzione, carino anche da portare in tavola. È una bella cosa. Ecco, e poi c'è un'altra cosa anche che poi si è sviluppata molto durante le restrizioni, eccetera. Voi però ce l'avevate anche prima e magari è stata anche potenziata, non so, insomma, che è la consegna a domicilio. Sì, sì, sì. Noi, allora, da quando, noi l'avevamo anche prima, esattamente, però durante la pandemia, diciamo, è aumentata di molto, abbiamo avuto molte richieste, abbiamo migliorato, perché devo dire abbiamo migliorato il servizio, e siamo riusciti ad arrivare a un punto dove, facendo l'ordine entro la sera alle 6, la consegna è garantita la mattina successiva. Quindi okay, proprio un servizio molto molto veloce. Il Prime ce l'abbiamo anche noi e non solo Amazon.
Va bene, ok, va bene, garantito, no, giusto, esatto, multinazionali, facciamo il gesto, insomma, del siete meglio voi, esatto. Diciamo così. Per quanto riguarda poi le coordinate, possiamo darle anche un attimino? Sì, certamente. Allora, i nostri numeri di telefono di Carpenedolo, poi le ripetiamo. Certo, allora Carpenedolo è 030 96 90 48 e siamo in via Achille Pozzi 5, vicino al centro commerciale Italmark, presso il centro commerciale Italmark, ecco, un'ala del centro commerciale, non è dentro la galleria, ma è un'ala a parte, insomma, ecco. Ecco, è una cosa, noi adesso abbiamo detto tanti servizi che voi fornite, gastronomia, eccetera, eccetera, gli eventi e così via, però si può anche venire a fare la spesa in maniera, certo, tra virgolette, normale, assolutamente. Cioè, uno viene... e può chiedere anche magari dei consigli su come si tratta, su come... Voi pulite il pesce? Assolutamente. Perché, per esempio, un ostacolo di molti che vorrebbero magari cucinare il pesce, però dicono: io però non lo so pulire. Certo, certo, no, effettivamente è un ostacolo di molti, ma abbiamo delle ragazze, delle collaboratrici preparatissime che, oltre che a dare degli ottimi consigli, sanno pulire in maniera impeccabile ogni tipologia di pesce, ma che sia solamente dalla pulitura del pesce, dalla sfilettatura, insomma, dal carpaccio, insomma, fanno qualsiasi tipo di lavorazione e sono molto molto brave, devo dire. A volte vado anch'io spesso a farmi dare consigli di cucina, perché sono veramente ferrate in tutto questo, quindi senza nessun problema. Poi possiamo dare una, non so, questa è una esperienza, ma lei ci darà magari la sua. C'è anche un altro freno, per esempio molti dicono: dopo le mani prendono di pesce. Per esempio, un modo per togliere l'odore dalle mani di pesce è lavarsele con la schiuma da barba. Anche è vero, sì. Per esempio. Sì, è vero, è vero. Noi abbiamo, diciamo che abbiamo dei disinfettanti appositi, perché ovviamente noi poi toccandolo continuamente tutti i giorni abbiamo bisogno dei detergenti appositi. Diciamo che però anche con il limone è già buono, già con il limone prendere un po' di limone, spruzzarselo sulle mani e lavarsele già aiuta moltissimo. Esatto. Aiuta moltissimo. Allora, ci fermiamo un attimino con Andrea Cherubini di Ideal Pesca di Carpenedolo e Ghedi, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. In compagnia di Andrea Cherubini di Ideal Pesca di Carpenedolo e Ghedi, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Ecco, voi chiudete ad agosto? No, noi ad agosto non chiudiamo. Sì, aperti, agosto non chiudiamo. Aperti per le ferie. Aperto tutto agosto, perfetto. Tra l'altro, un'altra cosa che è una curiosità che vorrei ricordare: voi il pesce fresco dove lo andate a prendere? Allora, noi oltre che andare direttamente nel mercato ittico di Chioggia e dai più importanti mercati d'Italia, abbiamo anche dei mediatori, sia a Chioggia sia negli altri porti, negli altri mercati, che fanno il mercato per noi e ci mandano direttamente il prodotto nostrano nella nostra azienda. Diciamo che sono i nostri occhi quando noi non ci siamo e sono persone di cui ci vediamo tantissimo, ma ripeto, come ho detto prima, tutto ciò che entra comunque è riguardato da noi in persona. Quindi... Esatto. Qua un giorno poi sarebbe bello magari parlarne, c'è un'asta, non sì. È che ai mercati del pesce ci sia un prezzo, proprio c'è un'asta, proprio arrivano... No, i pescherecci e voi date anche consigli, anche per esempio quest'estate magari col caldo, se oggi il caldo non c'è, però per esempio se arriva c'è stato e così via, date anche consigli, per esempio magari una grigliata, uno spiedo di pesce? Certo, certo, assolutamente. Noi oltre che dare consigli, come dicevo, abbiamo tutte le tipologie di prodotto, sia dal prodotto caldo cotto e sia dal prodotto fresco, quindi magari finito oppure consigliato per fare a casa ai nostri clienti, che sia un'insalata di mare, che sia un polpo con patate, insomma, quindi abbiamo tutto ciò che serve sia per il fresco e sia per il cotto. Ecco, la buccia di patate è un'altra cosa che toglie l'odore dalle mani. Esatto. Allora, fate la pericena in pescheria, le chiedo, no? Non abbiamo ancora iniziato, ma sì, cominceremo. Sì, anche questo diciamo che possiamo dirlo, che cominceremo anche con questo. È vero che assumete anche, chiedono, un altro messaggio ancora che è arrivato, e poi ancora gliene leggo un altro. C'è da prenotare il carpaccio di spada o lo affettate al momento? No, lo affettiamo al momento, quindi non c'è bisogno di prenotarlo, senza problemi. Non c'è bisogno. No. Ho letto che c'è un pesce da accompagnare ai dolci e alle torte, ma ce l'avete? Le leggo anche un altro messaggio. Lei e suo fratello siete grandi, mi aspetto che senz'altro avrete altre iniziative. Grazie. Allora, questo è un complimento per quanto riguarda il pesce da accompagnare ai dolci. Pesce accompagnare dolci, no, sinceramente non ce l'ho qui al momento presente, però accettiamo consigli, perché magari qualcuno l'ha già provato e quindi accettiamo consigli. Può essere. Allora, mi scusi, a vedere le Olimpiadi, questo gliel'avevo letto. Un consiglio: procuratevi anche dei sakè da berci assieme, assieme al sushi, eccetera. Scusi, che bene, il pesce congelato va cucinato in maniera diversa da quello fresco? Chiedono. Il pesce
congelato? Congelato. Ci sono diversi tipi, ovviamente. Chiaramente la prima cosa è decongelarlo, questo senza ombra di dubbio, ma ci sono, non è detto, perché ci sono alcuni tipi che vanno direttamente buttati in pentola, tipo una piovra congelata va buttata direttamente nell'acqua bollente. Però diciamo che una volta decongelato il prodotto c'è la stessa, è la stessa tecnica, il stesso modo di cottura, poi varia tanto da pesce a pesce, ma diciamo che quasi sempre è lo stesso metodo. Ecco, tra l'altro ricordiamo che una cosa curiosa, lo dicono i medici, non lo dico io, che il pesce, quello che nuota, proprio la piovra, il polpo, i crostacei sono un'altra cosa, e come anche i molluschi, ma il pesce fa anche bene per il colesterolo, eccetera eccetera. Tra l'altro è un piatto sanissimo, assolutamente. Allora, salve, volevo sapere se avete ancora la pasta al pesce. Sì? E poi chiedono se chiedete il Green Pass per entrare. No, Green Pass per ora no, cioè spero mai, ma per ora no, non serve assolutamente il Green Pass. Ovviamente ci sono ancora, diciamo, delle la capienza non è ancora cambiata per ogni locale, ma come tutti, però Green Pass no. Pasta al pesce comunque l'avete? Pasta al pesce sì, abbiamo sia la pasta, diciamo, quella che siano le penne, oppure anche le lasagne di mare abbiamo, che sono buonissime. Ah sì? Le lasagne di mare? Buonissime. Buona. Ma meglio col pesce, meglio pasta corta o pasta lunga? È meglio pasta corta. Pasta corta. Dopo dipende anche lì dal pesce, se fai l'astice è meglio le linguine, ovviamente. Certo. Diciamo che noi prediligiamo un po' la pasta corta per certi tipi, per altri è obbligo usare quella lunga, quasi. Ma dai, lei che è maestro in queste cose, la pasta corta tende a raccogliere, il pesce tende a sfaldarsi, quindi raccoglie pezzettini di pesce, quindi diventa più gustosa, per questo non lo diceva, lo teneva il segreto. Allora, Andrea, proponete sempre tante idee da gustare eccellenti, dice un messaggio. Andrea, grazie. Ciao, sono Giorgio, volevo ringraziarti per il pesce che mi hai dato, ho fatto un figurone. Grazie. Giorgio, grazie a te. Sì, avevamo anche suggerito, no? Se per esempio uno vuole fare colpo, in realtà va, si compra il sugo da loro, poi fa credere che l'ha preparato lui e fa un figurone. Oppure anche il secondo, anche il pesce proprio vero e proprio. È vero che il pesce va cotto a fuoco alto e per tempo breve, chiedono? Anche qui dipende proprio dalla tipologia del prodotto, cioè non esiste una tipologia di cottura che vada bene per tutto, quindi c'è del pesce che va cotto a fuoco lento e lentamente, del fuoco che ha bisogno di calore, di fuoco vivo, quindi, però comunque ripeto, ogni consiglio è molto molto volentieri dalle nostre collaboratrici, ecco, quindi senza problemi. Allora, altri due messaggi. Insegnate anche a cucinare, a me piace, ma francamente ne so poco di ricette di pesce. E un altro messaggio che le leggo è idea pesche migliori, andateci. Grazie mille, grazie. Dopo ripetiamo i riferimenti, Carpe Nedolo e Aghedi, ovviamente. Poi le chiedono quali pesci sono meno spinosi, e un altro, avete il ristorante? No, ristorante non l'abbiamo, diciamo che il nostro ristorante sono le nostre gastronomie, perché ci teniamo talmente tanto alle nostre gastronomie che si può quasi considerare un ristorante. La materia prima è talmente alta, talmente, diciamo, fresca, come dicevo prima, che non è un ristorante, ovviamente non voglio associarmi ai ristoranti, però diciamo che ci teniamo molto alla qualità, quindi possiamo quasi essere un ristorante con le nostre gastronomie. Poi ancora, quali sono i pesci meno spinosi, le chiedono? Beh, meno spinosi, diciamo che abbiamo, dipende, meno spinosi proprio senza, abbiamo anche della coda di rospo, che ha solo l'osso centrale e quindi non ha proprio lische, ecco, non ha lische, però con la nostra sfilettatura diciamo che riduciamo tantissimo il rischio di lische. Ovviamente ce ne sarà, tipo il branzino, ne resta sempre qualcuno in mezzo, ma le riduciamo veramente al 90%. Ma diciamo anche una cosa, che nel momento in cui si impara, cioè mangi una volta, magari ti rimane qualche spina, poi dopo però impari a mangiarlo e le certo, si impara, sì, cioè, sì. No? Questione di pratica, cioè chi abita sul mare lo mangia a occhi chiusi. Non... Allora, Idealpesca, siete grandi, avete il pesce migliore, dice per Grazie. Esempio. Sogliole da friggere le avete? Certo, abbiamo anche quelle che sono soglioline nostrane. Abbiamo tante tipologie di prodotto per essere fritto, che vanno dalle soglioline, appunto, dalle spade rosse, dalle stesse alici, dalle stesse triglie, alle sarde, insomma c'è tantissimo prodotto da poter friggere. La sogliola per esempio è facilissima, tutto il bordino che ha le spine. Sì, addirittura abbiamo delle soglioline che non serve neanche pulirle, vanno proprio fritte così, sembrano degli snack poi alla fine una volta fritte. Infatti, per cui appunto, che vino col pesce di mare, che vino con quello di lago,
eppure che birre, bionda, scura, rossa. Ah, ecco, giusto, però ha ragione, perché si parla sempre di vini. Allora, parliamo di vini e poi anche di birre. Va bene la birra col pesce? Eh? Sì, sì, certo, certo. Ci sono. Ma lei cosa consiglia? Bionda, scura, rossa? Io consiglierei una scura. Una scura, sì, esatto. Un doppio malto. Esatto, esatto. Perfetto. Noi ne abbiamo anche qualcuna, doppio malto, e è veramente eccezionale. Riguardo al vino, noi collaboriamo, come ho detto, con una cantina che è Cantina Ricchi, che ci dà sia dell'ottimo rosé, dell'ottimo Lugana, ma abbiamo anche altre tipologie. Quindi abbiamo il vino, diciamo, si chiama Bissi, che è quello che viene lasciato sott'acqua per un tot periodo e viene lasciato lì, insomma, finché che è maturo, ecco. Quindi è un prodotto un po' di nicchia, ma che stiamo vendendo molto ultimamente perché è veramente veramente buono. Però riguardo al vino abbiamo tantissime tipologie da poter usare, insomma, col pesce. Poi dicono, ma le sogliole piccole sono proibite, però? No, assolutamente. Sogliola. Non sono veramente sogliole, cioè ci sono le sogliole vere, che allora siamo in sottomisura e lì sì. Ma questo è un tipo di sogliole che le chiamano anche patarace, che è un tipo di sogliolina che va fatto fritta. Non è, diciamo, la vera sogliola che conoscete, marrone e bianca, non è proprio quella, ecco. Che è un pesce con l'occhio migrante, eh? Lo sa che migra l'occhio della sogliola, va bene. L'altro rimane al suo posto. Allora, per un risotto di pesce cosa consiglia? Va bene, allora adesso preparo carta e penna anch'io e ci dà la ricetta. Risotto di pesce, sì? Di via pesca. Dai. Allora, risotto di pesce, noi creiamo noi dei preparati pronti, quindi possiamo metterci delle seppioline, dei moscardini, abbiamo dei gamberoni, dei ciuffi di calamaro, insomma prepariamo tutto ciò che può andare. Ovviamente, come per i crudi, sempre a discrezione del cliente, perché molti ci dicono: ah, io le cozze non mi piacciono, a me le vongole non piacciono. Quindi possiamo proprio preparare un misto adatto ad ogni cliente, quindi proprio seguendo le intolleranze, perché ovviamente uno mi dice: io alle code di gambero sono allergico ai crostacei, quindi non possiamo metterle. Seguiamo proprio ogni cliente dall'inizio quasi alla cottura, alla portata in tavola del piatto. Poi chiedono se avete ancora la gastronomia. Certo. Questo ascoltatore chiedo se è evidentemente appena connesso, perché appunto sushi, se è solo appena messo l'ascolto. Sushi per pasta o riso sughi per pasta o riso ne avete? Certo, assolutamente. Abbiamo l'ultimo arrivato, tra virgolette, diciamo, è il sugo al polpo, che è di una bontà eccezionale. E devo dire che costa qualcosina di più, però quando poi si mangia è una prelibatezza, e quindi io consiglio di assaggiarlo. Polpa di granchio, anche lì, sì, ne avete tutto, certo. Quanto anche, ok, certo. Poi chiedo se avete insalata di mare. Sì, certo, abbiamo sia insalata di mare cotta e sì, ovviamente, il misto per farla a casa. Chi vuole cimentarsi in questo, con i nostri consigli, abbiamo anche quella fresca per poter cucinare a casa. C'è veramente di tutto. Chiedono dove lo prendete il pesce, l'ho detto prima, anche quello al mercato di Chioggia, no? Sì, detto. Sì, proprio sì. Andate voi. Sì, allora, quando non andiamo noi, abbiamo i nostri mediatori che comprano per noi, ma non solo Chioggia, anche nei mercati più importanti d'Italia, ecco. C'è proprio appunto quest'asta, quindi voi vi aggiudicate il pesce. Spieghiamo anche perché l'asta, perché i pescherecci escono in mare, per mare, sì, e non sanno che cosa, esatto, portano, esatto, dietro, perché non si vede, e quindi quando tiri sulle reti lo scopri. Esatto. Ecco, quindi è per questo che c'è l'asta proprio ogni volta. Sì, perché ovviamente tutti vorrebbero quel prodotto, e quindi bisogna andare un po' a chi offre di più. Il mercato è così, se c'è un solo esemplare di quel prodotto si va all'asta, e chi offre meglio si porta a casa il prodotto. Ecco, e per fare quegli involtini di pesce alla giapponese, visto che lo chiedevano, non mi ricordo come si chiamino, appunto, magari col i maki. Crudo. I maki, quelli sono, sì, i maki. Ecco, li fate voi, ma insegnate anche a farli, uno volesse appunto magari imparare a farli. Sì, certo, ecco, questa era anche un'altra degli eventi che pensavamo di fare, che sono anche delle scuole di pesce nei nostri punti vendita, per chi, come ci è stato detto anche nei messaggi adesso, non è capace e non sa come cucinare il pesce. Vorremmo fare degli eventi con delle lezioni che insegnino proprio come fare sia il sushi e sia anche il pesce normale cucinato a casa, insomma, nel forno, in umido. Allora, qua è sicuramente ciao Andrea Lazzarudi, no? Ma non credo, perché è un grandissimo lavoratore, invece, assolutamente.
Allora, visto che siamo in chiusura, cominciando col ringraziare Andrea Cherubini, poi vediamo se arrivano altri messaggi intanto. Andrea Cherubini di Idealpesca di Carpenedolo e Ghedi. Sì. Le chiediamo come vuole chiudere e le chiediamo anche comunque di ripetere le vostre coordinate per raggiungervi, magari se avete anche un numero di telefono. Anche. Certo, sì, certo. Sì, ecco, no, niente, quello che voglio dire è che allora noi saremo aperti tutto agosto, ovviamente, quindi ci saremo, e che la nostra, diciamo, la nostra garanzia è il nostro controllo del prodotto, quindi come ho detto più volte e lo ripeto perché mi piace farlo presente, ci teniamo tantissimo a ciò che offriamo ai nostri clienti, quindi tutto ciò che entra è controllato da noi e non viene venduto se non è al 100% fresco, ecco, questo ci tenevo a garantirlo. Perfetto, è arrivato questo messaggio. Io sono di Ghedi, devo farvi complimenti perché siete bravi, veramente. Grazie mille, bravi. Grazie mille. Allora, a Carpenedolo siete vicino a un centro commerciale, giusto? Sì, a Carpenedolo siamo in via Achille Pozzi 5, che è adiacente, diciamo, in un'ala del centro commerciale Italmark. Non è all'interno della galleria, ma è un'ala del centro commerciale. Quindi... Ecco, e invece a Ghedi siete dove? A Ghedi siamo in via Brescia 6. Ok, perfetto. Noi ringraziamo tantissimo Andrea Cherubini di Idealpesca di Carpenedolo e Ghedi. Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata.